Hai sempre sognato di avere un sacco di soldi su GTA 5 online? Allora compra uno degli account moddati verificati al 100%. Trovi i link di listini in descrizione e nel gruppo Telegram. Anche tu hai sempre voluto effettuare un terror by two car, ma lo volevi fare in una maniera semplicissima? In questo video scoprirai come fare dopo che io sarò riuscito ad appiccicarmi con il velcro a quest'auto. No dai, sei uno stronzo! Dove pezzo di merda! Missione fallita! Ciao a tutti ragazzi e benvenuti su Dile l'Armadillo. In questo nuovo video vedremo un terror bite to car, ma ne vedremo l'afterpatch. Quello precedente a molti non funziona più, quello in cui bisognava usare il Kosatka. Quindi eccoci qui con un bel afterpatch, ma cominciamo subito con la lista dei requisiti. I requisiti di questo glitch sono: avere un ufficio CEO per poter sfruttare l'assistente. Eccola qui, proviamo a chiamarla mentre siamo davanti a lei. No, dice che non è disponibile. Non si capisce come abbia fatto. L'importante è avere un assistente. Poi conviene avere il Terror Bite. Moddato no, chi se ne frega, l'importante è avere un Terror Bite. Ed infine bisogna avere un'auto da moddare. Potete usare qualunque auto, usate l'auto che volete moddare, logicamente. L'importante è avere un'auto da moddare. Una volta che avrete tutti questi requisiti, vi basterà prendere un'auto da un qualunque garage. Ricordatevi da quale garage la prendete. Premere R2 ed uscire dal garage. Una volta usciti dal garage, vi basterà semplicemente cominciare a sparare all'impazzata, uccidere persone, sfasciare veicoli, fare esplodere le strade, distruggere le siepi, tagliare i capelli alle donne che passano, oppure bucare le gomme agli uomini con le macchine scintillanti. Lo scopo è essere ricercati dalla polizia, quindi ottenere delle stelline, ed una volta che le avrete ottenute, semplicemente attendete l'arrivo dei poliziotti, salite in auto se l'auto non è blindata, mentre se l'auto è blindata state semplicemente nei pressi dell'auto. Non fate come me, che per mezz'ora mi sono chiesto per quale motivo non mi riuscissero ad uccidere, fino a realizzare di essere a bordo di un'auto blindata. Se non vi sarete imbattuti in intoppi vari come me, vi basterà lasciarvi uccidere dai poliziotti. Una volta che saranno riusciti ad ucciderci, cosa succederà? Praticamente ci sequestreranno il veicolo e dovremo pagare un pizzo per poterlo riottenere. Fate attenzione perché qui c'è la differenza con il vecchio glitch. Allora, a questo punto dobbiamo richiamare il Terror Bite, dopodiché contattare l'assistente nel modo più veloce possibile. Quindi controlliamo la posizione dell'assistente sul telefono. Una volta memorizzata, apriamo il menu interazione, andiamo su servizi, Terror Bite, richiedi il Terror Bite. Nel momento in cui premiamo X su richiedi il Terror Bite, apriamo velocissimamente il telefono, andiamo sulla rubrica, andiamo sull'assistente, la chiamiamo e cominciamo a spammare X fino ad accettare il suo messaggio, che praticamente dice che manderà qualcuno a sbloccarci il veicolo. Ora quindi apriamo la mappa, controlliamo dove c'è stato spawnato il Terror Bite, ma non lo troveremo. Al suo posto troveremo la nostra auto. Ce la puntiamo sulla mappa e ce la andiamo a beccare. E questo stronzo mi investe. Mi raccomando, se il video ti sta piacendo, like l'armadillo e riceverai in cambio un nuovo gingillo. Ed eccola qua! L'auto sarà normalissima, non vi preoccupate. Quello che dovrete fare è salirci sopra e richiamare il Terror Bite. Lo dovrete richiamare nella maniera convenzionale, quindi aprite il menu interazione, andate su servizi, Terror Bite, richiedi il Terror Bite. A questo punto non dovrete fare altro, vi basterà attendere una manciata di secondi e voilà! La macchina è moddata! Non ci basterà far altro che riportare la macchina all'interno del garage dalla quale l'abbiamo tirata fuori, perché al contrario del glitch precedente, questa è la nostra auto, non è un duplicato. Quindi quando la riporteremo all'interno del garage non ci darà nessun messaggio di sostituzione. Dovremo semplicemente riportarla all'interno del garage per poterla salvare. Quindi direi che ogni 3 minuti praticamente potrete moddare un'auto. Mi raccomando ragazzi, la targa che
custom, perché se non avete la targa personalizzata sul Terrorbyte combinate un casino, perché ogni volta che effettuate questo glitch, se ci fate caso, l'auto moddata avrà la targa del Terrorbyte. Quindi se per caso mai doveste andarla a vendere, vendete una targa sporca, quindi rischiate di prendervi il blocco. Quindi mi raccomando, o mettete la targa personalizzata sul Terrorbyte prima di effettuare questo glitch e a quel punto vi eliminate qualunque tipo di problema. Per mettere la targa custom sul Terrorbyte dovete averlo moddato, oppure vi toccherà montare la targa custom su ogni veicolo moddato. Quindi ogni volta che moddate un veicolo lo portate in garage, dopodiché lo prendete, lo portate dallo Santos Customs e mettete la targa personalizzata, così almeno evitate di dimenticarvelo. Ed anche questo video è finito. Mi raccomando ragazzi, andate in pace, iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanellina per ricevere tutte le notifiche, likeatemi tutto, noi ci vediamo al prossimo video. Ricorda, se dopo questo video stai saltando come un grillo, dillo all'armadillo.